E salutiamo il nostro 42. E oggi si torna in giro nuovamente con le valigie. Abbiamo tempo all'incirca fino alle 5 e mezza per stare in giro. Però abbiamo un itinerario almeno. Allora, prima di andare in direzione della metro, ci fermiamo un secondo al CEX, compro una cosa e poi ci dirigiamo a tutte le nostre direzioni. CEX che è chiuso. Quanta luce, quale luce in realtà? Non c'è stato un giorno in cui non ci sia stato un nuvolo. Poteva andare peggio, poteva piovere. Beh, adesso inizia a diluviare. E comunque ho freddo. Beh no dai, oggi si sta meglio di ieri. Ho freddo lo stesso. Per tua felicità finalmente siamo da Madame Tussauds. Sei contenta? Oh. Però ci hanno fatto lasciare giù il treppiedi. Che scandalo, signora, che scandalo. Anche se effettivamente lo capisco, Metti che qualcuno impazzisce col treppiedi, inizia a menare tutte le statue di cera. Eccoci qua, ecco l'attrazione più bella della giornata, il bagno. Quanto è inquietante questa cosa. Ma che bello, finalmente i riconoscimenti di cui mi merito. Sono sul red carpet. Grazie, non c'era bisogno. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Finalmente posso fare una foto con lei. È un piacere conoscere la signor Mandela. Ma ti immagini se all'improvviso si gira perché è quello reale proprio? Ehi, tutto a posto? Vicino a The Rock, sembri un sassolino tu. Mi scusi, non so se chiamarla Dwayne Johnson o The Rock. Però ha una barba bellissima, c'ha anche i peli. Oh Leo, complimenti per aver preso l'Oscar finalmente. Ma sto razzismo per Brad Pitt, non c'è nessuno vicino a lui, poverino. Gli hai guardato la barba? Non so chi sei, scusami. Allora, Giorgio, ci offri un caffettino? Oh, ma tutti gli animali dove li hai messi, scusami? C'è pure il tartaro in mezzo ai denti, guarda. No. C'è pure il tartaro. Cosa dicono? Ora ha smesso di parlare, si è emozionata. Oh no, è una chat porno. C'è qualcuno che ansima. Amo, potresti premere il bottone per la festa? Oh no, hai distrutto tutto. Ostia, sta piovendo, dai. Vieni che ci facciamo un selfie assieme, dai. Inadora com'è Madame Tussauds? Bello, colorato, luminoso. E costoso. Costoso. Ora stiamo per entrare nel regno di Shrek. Oh no. Non vedo differenze. Anche qui nella giungla prende. Mi scusi, sto cercando un panda in questa foresta di bambù. Ho perso il mio panda, non lo trovo più. Eccolo, ho trovato il mio panda. No, cercavo Robert Downey Jr. ma ce l'avevo qua. Ho letto il nome ma non lo vedevo. Amo, è Sherlock quello meno importante lui, eh. Dai che impegniamoci, andiamo lassù. Quante facce diverse per la stessa persona. Il contrario di Wilbush, la stessa persona per tante facce diverse. Mi scusi, sto cercando Sarah Connor. Lo so, mi spiace per la serie di film in cui sei finita. Dal primo all'ultimo. Ma sì, dai, vieni, consoliamole, facciamoci una foto assieme. Ma dalla musica importante dovreste sentire e capire dove ci troviamo adesso e con chi è che ci dobbiamo fare la fotografia proprio ora. Il maestro. È stata una scena difficile quella da riprendere, però io e mio compare ce l'abbiamo fatta a finire il film alla fine. E niente, abbiamo finito, siamo di nuovo in metropolitana, ci sono tutti i quadri di Madame Tussauds. Adesso andiamo a prendere una metro fatta di cera e ci porterà una Londra fatta di cera. Non voglio fare domande sulla bizzarra combinazione, però apprezzo. Vai, menalo come fosse il tuo ex. Vai, più forte, più veloce. Menalo. Beatmania, bitch. Vai, picchialo come se fossero le palle del tuo ex. Vieni dai, facciamoci una fotografia con loro prima che li sciolgano, prima di toglierli da qua. Anche perché è l'unica volta in cui potremo farci una foto con Lady Diana, dai, vieni. Vieni, facciamoci una foto decente con l'ultimo presidente decente degli Stati Uniti.
La regina dei bergamaschi. Forza gente, lanciatele una banana. Ma io vorrei capire, chi è che ha avuto la malsana idea di fare questa statua di cera? Potevano almeno sforzarsi di fargli la pisciata di cera, dai. Devo fare una telefonata. Scusi, ha per caso un cellulare da prestarmi? Rosso di capelli, vestiti poveri, devi essere un Weasley. Mamma! Sempre più in profondità stiamo andando qui, eh. Adesso andiamo a vedere la storia di come hanno fatto Madama Tussauds. Oh, finalmente qualcosa di oscuro e misterioso. Si va nella camera delle torture. Ho letto che è basato su crimini realmente accaduti ed è molto brutale. Ma speriamo, dai. Ma ci facciamo due risate. Ma il vero problema è che è tutto buio. Posso dire che l'atmosfera è molto, molto Gardland, più che terrificante. Sembra di essere nella casa dell'orrore, quella lì che c'era Moviland. Oh, dai. Finalmente possiamo fare un po' di pausa e prenderci una birra, dai. I heard what you said about me. Well, look who's here. It is a running train. Vai a giocare a braccio di ferro, vai. Una birretta riusciamo ad averla qui? Ah, ma è la terza volta che la vedi sta scena. È un vero peccato che non si veda molto. Beh. Buongiorno. Sai perché si muove tutto, amo? Perché ci sono i corpi nei muri. Vedi, lui fa finta di niente. Il cane l'ha scoperto. John George Haig. Credo che sciogliesse la gente nell'acido. Oh, mamma mia. Dennis Nielsen, il macellaio di Muswell Hill. Amo, aveva delle cocorite. Ah, il dodo. Eh sì. Amo. Il dodo. Cosa ci fanno in prigione? Sono colpevoli di vari crimini contro l'umanità, eh. Jack lo squartapapere. È il personaggio migliore di Record of Ragnarok. What fools the police are. I love my work and I shall not stop. The next thing I do, I'll clip the lady's ears off. I'll keep my word. You ripped up! Guarda, amo, gente spiedinata. Ah, che bello. Torniamo un po' al regal candore. Con Madame Tussauds vestita solo di giornali. In sostanza, hai capito lei cosa faceva? Lei faceva solo le maschere alle persone morte, che così ci ricordavamo le loro facce. Poi hanno iniziato a fare anche tutto il resto del corpo perché era brava. Oh, ma io scherzavo. Non pensavo fossimo davvero a Gardaland. Cioè, ci sono quelle macchinine, quelle che ti portano in giro per il tunnel. Guarda, ti faccio prendere anche il taxi. Peccato che tra le scelte della lingua ci sia solo giapponese, spagnolo, tedesco, francese e inglese. Quindi ti attacchi alle palle. English please. Ah, no? Mi ricorda l'attrazione quella degli egizi di Gardaland questa. Bel pacioccone lui. Ciao Shakespeare. Oh no, i bambini che giocano con la morte. Are you my mommy? Per un attimo pensavo che cuocessero la gente qua dentro, non il pane. Interessante come dal tempo della guerra passiamo al tempo del pop. Come siamo arrivati al paese dei balocchi, scusami. Col pesciolino qua dentro. E ora la parte meno interessante di tutte. La parte della Marvel. Tu ti sei mai chiesta perché Hulk gli si rompeva tutto tranne che i pantaloni? Supereroe anch'io ora. Lancio le palle di fuoco. Boia, avevo proprio bisogno di un po' di legna per il barbecue io, eh. That's ridiculous, how did you do that? Sei riuscita ad alzare il martello? Vai, tiralo a Capitan America. In una galassia lontana, lontana, succede quello che succede qui, però con le spade laser. It's over, Anakin. I have the high ground. Ed è così che divenne una coscia di pollo bruciata. Beh, però che cazzo. Tira giù i piedi, ma l'educazione, su. Capitano, dove stiamo andando? Non lo so.
Maestro, ci dica delle sagge parole. Dai, che un giorno ce ne andiamo in America, dove ho sempre desiderato. Nano, piccolo, essere tu. Mi dai un bacino. E vi posto i video dall'America. Mi scusi, non volevo trovarmi in mezzo io. Dai, facciamoci una foto con il Papa. Questa statua di cera rappresenta il non sappiamo quando fermarci per non rovinare il nostro prodotto. Grazie Betty, è stato un piacere venire qui. Spero che ci ripaghi il biglietto però. Sappiamo che il braccio che la regina usava per fare il saluto in realtà era finto? Sì, me l'hai già detto 5 anni fa. Oh no, amo, siamo entrati nel regno del consumismo e del capitalismo qui. Dopo averti ingozzato di cose belle, ti metto un sacco di mercanzia per fartela comprare. Sei vittima del marketing. Siamo venuti da Taco Bell, posto che ovviamente in Italia non esiste, e abbiamo preso 2 taco e un burrito e un taco. Le patate c'hanno sulla paprika, che sono strabuone, e tra le salse che ci avevano c'hanno 2 salse piccanti, una fire e una mild, che vuol dire che è meno piccante. Bello il taco, ma che bello, non l'avevo mai visto, pensavo che era croccante, invece no. La salsa piccante, piccantina, ma niente di eccezionale, cioè nel senso non è esagerata. Ma proviamo il taco invece. Molto buono. Onesto, ho preferito Wendy, però è buono. Speriamo di non perdere l'aereo questa volta. Questa volta tutto come programmato, siamo arrivati in aeroporto nei tempi previsti. Anche molto più. Sì. Abbiamo ancora un burrito e dobbiamo fare fuori tutto il beer. Abbiamo queste bottigliette piccole, sì, perché abbiamo un tè ancora dal meal deal e questo qua ancora da Chinatown. Il problema è l'acqua che abbiamo preso la prima sera, è praticamente ancora intera, l'abbiamo bevuta solo di notte, è ancora intera, è un peccato buttarla, ma è praticamente 1,5 litri d'acqua, ce la fanno buttare sicuro. Sta cadendo? Ah, tra l'altro sta piovendo relativamente poco e non è tanto quello il problema, ma c'è un vento della Madonna. C'è un vento della Madonna. Il burrito non si è raffreddato tantissimo perché era nella mia zona, quella termica dello zaino, però si è un po' bagnato. È ancora buono. Ho mangiato la mia metà, 2 morsi. Ecco la spesa più bassa che abbiamo fatto e l'abbiamo fatta in aeroporto. 50 pound. 2 panini, a testa tra l'altro. Buttali via, insomma. Tu lo sai che 2 volte su 2 che abbiamo problemi col volo vuol dire che non dovevamo venire. Questa volta non l'abbiamo perso. È solamente spostato per via del maltempo. Può solo andare peggio. Potrebbe essere peggio. Ecco. Potrebbe piovere.